Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andre Link e benvenuti in quello che è l'episodio finale di Razuma 11 2 Randomizer. Niente, abbiamo finito. Beh, questo finalmente è l'ultimo episodio, ragazzi. Io davvero sono stremato, non ho più le forze per andare avanti. Giocare con una squadra è tremendo, ok? Non ce se la fa più. Perfetto, questo è l'ultimo capitolo, quindi c'è solo una vera cosa da fare alla fine. Per finire completamente l'opera. Vediamo. Capitolo 10. Uniti per sempre. Insomma, abbiamo sconfitto Larius. Il calcio sembrerebbe essere salvo. In realtà abbiamo visto Wiles che scappava con una valigetta con delle pietre, con dei frammenti di pietra di Alius. Che cosa sarà successo? A quanto pare l'allenatrice però prima ci deve lasciare perché devono pagare per tutti i crimini che hanno commesso. In realtà non pagheranno nulla. Mica lei. Oddio, lei più che altro sì, forse sapeva del piano del padre, ma non è che era implicata direttamente. Xavier sì che ha accettato di partecipare a piano di sterminio della Raymond, però bah. Più che altro credo che pagare intendano così sparire per qualche tempo, rimediare ai danni che hanno fatto, ma non in prigione. Na na na. Ma scusami, signor Firewheel, qui vicino? Ah, lui fa le veci di Lina, bene. Torniamo a casa, ragazzi. Questo lungo viaggio è giunto finalmente al termine. Eccoci, finalmente siamo a casa. Ah! Direttore, siamo tornati! Eh? Ma la scuola è deserta, non c'è nessuno? Oh! Ma siamo gli eroi e non ci accolgono neanche? Non è molto carino farci venire qui se poi lui stesso non si presenta. Però qualcuno c'era ad aspettarci. Ma dove sono gli altri? Ah, è perché ci sono ancora i lavori di ristrutturazione, quindi gli studenti stanno a casa, perfetto. Ah, le ragazze vanno con loro per parlare della festa, ok. Cioè con loro, con lui. Loro vanno con lui per parlare della festa. Bene, bene, bene. Oh, attenzione, Giulia cammina! Dai, piccoletta! Ce la fai? Sì, quel detective dell'aspetto trasandato mi ha detto tutto. Vuol dire Smith? Ha detto che avete lottato duramente per proteggermi da un gruppo di cattivoni. E va bene, anche lei ce la fa. Ce l'ha messa tutta per camminare, brava. Ma è stata tipo un anno in coma. Quindi, boh, è molto strano che dopo un anno riesca a camminare. Certo, essendo che c'è il padre in ospedale, visto che il padre lavora appunto all'ospedale. Magari ha avuto delle cure particolari, le stimolavano i muscoli per non farli atrofizzare. Però anche i nostri amici sono scomparsi. Vediamo un po' che è successo. Eh sì, scusi, non volevamo urlare, però dove sono finiti i ragazzi? Fisioterapia arriva al fiume? Ok. Ah, eccoci, siamo. Ah, non c'è nessuno però. Ma arriva al fiume, qua dovrebbero stare. Però nessuno ha visto i nostri compagni, quindi andiamo a cercarli da qualche altra parte. Oh, ma è primo ministro? L'hanno salvato? Ok. Ovviamente c'entra l'Alius. Beh, si era capito. A stramscendere con le autorità, quindi chi potrebbe mai essere? Abbiamo visto nello scorso episodio che ha questa faccia qui particolare. Sembra Michael Jackson, ma molto più brutto. No, perché il naso, gli zigomi, capito? Per questo, no, manco lontanamente, eh. Quindi, mentre lui lavorava per Schiller, ha lavorato a un suo progetto parallelo ed è riuscito a incrementare a dismisura l'energia emessa dalla pietra. E ha creato dei guerrieri dai poteri sovrumani, persino più forti dei giocatori della micidiale Genesis. Dark Emperors! Wow! Eccoci, siamo alla Raymond. Che succede? Mi chiedo dove siano le ragazze. E i Dark Emperors? What? Oh, quanto grande lui! Ma non esiste una persona così larga! O loro così piccole, non lo so qual era il problema. Ascoltate, Lord Wise, il nuovo governatore del vostro patetico pianeta, ha impartito i suoi ordini. Vi annientiremo tutti. Ma questi sono Dark Emperors, ma pensano di essere alieni? Ora, se non segna con
zona micidiale 2 è un problema. Ecco, meno male, meno male. Quindi parano i tiri di Fucius perché fa schifo proprio come personaggio. Il che mi dispiace perché è davvero figo. I Dark Emperors non sono affatto forti come dicevano. Possiamo vincere, è certo. Via quei cappucci! Ah, ma il cappuccio era una maschera praticamente! Ma è le vecchie glorie? Ma sono le vecchie glorie! Ma come? Ci hanno catturato e ci hanno messo queste maschere in faccia, ok? Mark, guarda lassù! Ma che succede? Quello è! Buongiorno a voi! Allora, ragazzi, non salutate la Raymond Eleven? Alla fine ci si rivede, Mark? Nathan! E anche... ci siete tutti! Ma perché? Perché? Perché sono dei cazzetti buffi loro! Che belli, guarda che belli! Felt! Ma che... non è mai veramente Felt lui! Ma che bello, questo qua è Joker, questo qua da sopra. Mi dispiace farti questo, davvero. Perché, no? Ok. Cos'è successo? Tutti abbiamo dei limiti. Ok. Ma ora siamo diventati più forti. Potere, vuoi dire che state usando la pietra di Alius? Già. È davvero così sbagliato? Perché? Se siamo in torto, dimostracelo. Allora, ve lo mostriamo sconfiggendovi a calcio, ok? Le vostre divise, sì, sono quelle dell'Alius, va bene, abbiamo capito, loro sono i Dark Emperors. Stanno usando la pietra di Alius perché vogliono essere più forti. Ma chi è? Mamma mia, quanto più bello tu. Lo silente gialli. Pronti ad affrontare la Dark Emperors, l'ultima sfida. Andiamo. Cioè... tu vuoi... farmi vedere quanto siete forti giocando a calcio, però il calcio no, non ti piace più, ok? Legittima scelta. Vediamo un po' chi avete in squadra, perdenti. Cazzo, perdenti. Livello 44, wow, Fenice Oscura. Travis o Chief? Chief, ok. Non so perché mi ha fatto ridere, però o Chief. Tight head, quindi testa stretta. E portiere Mysterious Osoto. Giochiamo. Allora, tu vai subito in attacco, caro. Ti passo la pella. Qua. Subito in porta, subito, subito. Subito in porta, ho detto! No, fatela rubare, animale! Guarda, è talmente Chad che... è talmente Chad che neanche riesce a farsi marcare! Ma guardali, che Chaddoni! Tutti Chad sono qui, tranne me. Ah no, sono un po' Chad anch'io, ok. In realtà un po' Chad lo sono. Guarda, guarda che Chad, guardalo. Sono un Chad, sono. Improvvisamente. Sono amici delle due. Ragazzi, se facciamo gol... oh cavoli, quanti punti hanno loro. Porca miseria. Ma è normale avere quei punti? Non è normale. Ok, sì, forse è normale avere quei punti, ma sono un po' troppi comunque. No! Axel! Non è Axel? Sì, è Axel, però... attenzione. Ci riprovo. Arrivai con la zona micidiale 2. Ragazzi! Non lo so. Ci riprovo, tanto. Ok. Cavolo. È forte proprio. Ok, 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 in porta, in porta, in porta, in porta. Ma guarda. Guarda. Ragazzi, lo stiamo massacrando.
Dai che non ha più punti, dai che non ha più punti, dai! Cosa? Che succede? Mark, tutto bene? Sono sempre in anticipo sui nostri, è come se riuscissero a leggere le loro menti. Cosa? No, 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 no! Non è successo nulla! Vai in porta! Vai in porta! Vai in porta! Diventare così forti è una sensazione magnifica! Non c'è niente di magnifico nella forza che hai ottenuto. Devi giocare usando le tue... L'attesa! Abilità. Mi sta dilaniando! Devi imparare a giocare usando le tue armi, ok. Certo che sì! Dobbiamo almeno provarci! Ok, questo è prima una Zoom Eleven. Tutto è possibile! Certo! Sei di grande ispirazione, Mark. Entrerò volentieri nel tuo club di calcio. Davvero? Oh. Grazie, Nathan! Ci farebbe comodo la tua velocità nella squadra! Ma la Ma la Royal Academy, mi chiedo, non ha altre discipline oltre al calcio? Non c'è speranza per i deboli. C'è sempre speranza, dobbiamo solo credere in noi stessi. È Pensa vero. A tutto il tempo che abbiamo speso ad allenarci. Eh già. Con l'entrata di Axel, l'equilibrio della squadra è cambiato radicalmente. Ogni volta che lo vedo giocare, vorrei essere proprio come lui. Eh già, anch'io. Non accetto di essere secondo a nessuno. Vorrei poter tirare così anch'io. Già. Io non vorrebbe. Cercare di diventare Axel. Tu sei Kevin Dragonfly. Hai il tuo stile. Cerca di avere più fiducia in te stesso. Che poi Dragonfly significa libellula. Non drago volante. Però ha i tiri di viverna lui. C'ha anche un tiro di drago, però... Quelli che chiamano Dragon Crash, ok, è un drago, ma... Drago alato è una viverna, quindi... Non è vero. Ogni sconfitta un po' ambiguo. Qualcosa. Impaurito. Ehi, mi puoi chiamare Max? No, mi annoio molto, ma mi sembra che voi vi divertiate parecchio. Non ho mai giocato. Non hai mai giocato a calcio? Ti ho fatto entrare io nel club, ti ho obbligato. Oh! Siamo molto più forti ora. Sì. Quel tipo di forza non vale niente. La vera forza si ottiene versando sangue, sudore e lacrime. Sì, cavolo. Non avremo nessuna possibilità contro la Royal Academy, Mark. E se invece ti dicessi di sì? Avrai sempre una possibilità. Non possiamo arrenderci ancora prima di iniziare. State! Ma, basta! Ascoltate, Mark. Ricordate che è sempre stato un ottimo esempio per tutti voi. Sì! Vieni qua, guascone, che ti abbraccio. Riccio. Vabbè, ci abbiamo fatta, ok. Oh, che goduria. Mamma mia, ragazzi, che fatica. Meno di quanto mi aspettassi, però. Però, cavolo. Ce ne è voluto, eh. Subito, 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 subito. Perché non hai tirato? Era lì a portata di mano, animale. Ma che cazzo. Mannaggia il touchscreen. Ho cliccato fuori dal touchscreen per sbaglio. Mannaggia l'emulatore. Io odio l'emulatore. Oh, coso, che devi fa? Eh? Sto, beccati sta diga di roccia. Mannaggia il clero. Dai. Subito, subito. Oppla. 1-2 in porta. Richiamo del lupo. E il lupacchiotto si sveglia dal suo letargo e fa un bel richiamo. Au! Quando passano le belle fiole. Su! Sta barriera te la faccio ingoiare! No, non stavolta. La scimmia volante. Ti mangio il cervello, no, scimmia volante. Ok.
E poi il cervello di scimmia dovrebbe contenere parassiti letali per l'uomo. Comunque. Ah, vanno anche in furore. Va bene. Ah, potevo tirare al volo. Facevo una zambetta, una sforbiciata al volo. Nettare degli dei? Eh? Il nettare? Marchi in porta non è vero mai. Comunque, ok. Magari al prossimo turno lo metto in porta. Così non va. Non riescono neppure a rialzarsi. Stiamo vincendo, però è dettagli. Smettetela subito, ve ne supplico. Ma arriverà qualche... la SWAT anche, magari. Cioè, dico proprio... l'intelligence americano, però la SWAT, che è un pochino di meno, eh. Forza, Raymond! Bravissima, Giulia! Intanto qui vediamo Giulia che fa il tifo per la Raymond. Forza! E poi è Raymond, vabbè. Un doppiaggio vi plagia le menti. Vai, sei un pazzoide, lo colpisco un asteroide! E se facciamo l'incidente muore solo Veteran! Ok. Ragazzi, sono tutti con noi. Posso sentirlo. Si è rialzato? Sì, Mark... non si arrenderà mai. Mentre è a terra. Si rialza e poi magari si arrende. Però quando è a terra... no. Che aspetti? Lo so che vuoi dirmi quello che pensi veramente. Sputa e rospo, avanti! Dimmi cosa hai! Cosa ti affligge così? Non mollare mai, qualsiasi cosa succeda. E questo è il Mark che conosco. Ed è per questo che voglio batterti. Fatti sotto! Se avete le forze di chiacchierare, avete anche le forze per lottare, ok? Ora... abbiamo fatto un gol, giusto? 5-4-1, è perfetto. Non deve passare neanche una palla. Non deve passare neanche una mosca, no, neanche una palla, neanche una mosca. Dobbiamo fare tipo... la difesa deve essere una fusione tra... cosa, come cazzo si chiama? Oddio, non mi viene il nome del portiere più... del difensore più forte del mondo. Franz... Beckenbauer. Beckenbauer. Oddio, lapsus. Ma no! 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 Io denuncio level 5. Non è vero, sta difesa fa schifo! Non è vero che è insuperabile questa difesa. Fa schifo! A tutto fa schifo! Guarda, se non la pari, ti vengo a cercare sotto casa. Non ti vengo più a cercare. Subito davanti, subito davanti. Chi c'è? C'è lui, può farcela, può farcela. Non può farcela. Qua! Cioè, posso anche andare senza fare un altro gol, però se lo facciamo... Ok, l'attacco solo uno ce l'ho messo, quindi è giusto che non ci sia nessuno. È giusto. Quindi sto da solo, va bene, è giusto, l'ho fatto apposta per avere una difesa e un centrocampo insuperabili, ma loro passano comunque. Questa è colpa mia perché non so giocare con il muratore. Mannaggia il clero, mannaggia! Ah, e corri! Quando premo su di te devi scattare! Il gioco ti dice premi sul tuo giocatore per farlo scattare, ma non scatta! Il cucchiaio. Cucchiaio. Ah, hanno un portiere forte loro. Allora, tiriamo con Mark. Energia della Terra, certo. I nostri cuori tutti uniti per un tiro galattico. L'energia della Terra è in noi. Siamo tutt'uno con il mondo. Ragazzi, è fatta. La pace dei sensi. Però, un altro golasso ce la facciamo? Eh?
Non credo, però ci provo, ragazzi. Ci provo. Levati dal palpebre. Dal palpebre, questa è straniera. Per non dire sempre palle, perché dopo è overusata, che ci fai? Ma Fucius che stava qui vicino come... Ah, ok, sì, è vero. Beh. Ah, però potrei tirare sempre con Harley? Perché Harley ha il tiro lungo. Bloccate! Ok, turbina rotenta. Turbina roventa, per chi si accontenta. L'ho un po' rimaneggiata, eh. Allora, tu che hai il tiro qua. Mazzonna, ragazzi, vi sfascio il culetto se passa, eh. Mi sono un po' rotto le palle, sinceramente, di questi passaggi continui che arrivano in porta, eh. Cioè, prima che era la difesa che non era fatta apposta per essere, insomma, difensiva, non passavano. E dopo sì, ma come funziona, ragazzi? Ok, onda inarrestabile. Se arriva un po', se ce la fa ad arrivare, dovrebbe pararla perché è molto lontano, molto. Se nessuno la blocca prima. Non ci credo. Allora sono più cessi loro di noi. Cioè, a parte il portiere che ha parato roba inenarrabile. Ragazzi, 3-0. Con onda inarrestabile da centrocampo, che neanche Captain Tsubasa. Neanche col tiro guidato da centrocampo. Accidenti. 3-0, è finita, ragazzi. 3-0, abbiamo vinto. E cioè... La mia squadra pipposa ha battuto una squadra altrettanto pipposa. Vabbè, vi lascio col finale, ragazzi. Io vi ringrazio per aver seguito la serie, spero che vi sia piaciuta. Oh, ma cosa... Ti ringrazio, capitano. Ma è impossibile. Bravo, Mark. Mark, noi non... Mark, tu non cambierai mai. È così, non è vero? Non sono l'unico. Insomma, neanche voi siete cambiati poi così tanto. Grazie, Mark. Dai, ragazzi, rimettiamo insieme la squadra della Raimon Junior High. Cosa? Davvero non ci odi per quello che abbiamo fatto? Come potrei mai odiarvi? Siamo compagni di squadra, giusto? Sapevo che alla fine avreste capito. Avevo fiducia. Sapete? Mm? Di Mark Evans ce n'è soltanto uno! Urrà! Urrà! Finché ci sono giovani così, il futuro del paese è in buone mani. Non siete d'accordo? E quel Mark Evans in particolare. Sì, ha avuto una grande influenza su di loro. Un ragazzo così potrebbe veramente cambiare in meglio il mondo. Decisamente. Mi chiedo quale sia il suo segreto. Beh, potrebbe semplicemente essere il più grande fan del calcio del pianeta e non solo. Come darle torto? Forza, ragazzi! Giochiamo a calcio! Sì!